Ciao amici, sapete che è possibile combattere colesterolo e trigliceridi aggiungendo i ceci alla dieta? Non voglio mica decollare, spiritosa! Alla fine del video vi svelo un segreto anti-aria. Comunque, questi gustosi legumi sono un vero e proprio alleato della salute per tutto l'organismo. Vediamo insieme 5 proprietà benefiche dei ceci, questi ottimi legumi adatti a ogni preparazione. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Apporto energetico equilibrato. I ceci forniscono un equilibrato apporto energetico. 100 grammi corrispondono a 120 calorie. Amici, se vi interessa questo argomento, ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito. Trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra. 2. Ricchi di nutrienti e vitamine. I ceci riforniscono l'organismo di carboidrati, proteine, lipidi e sono ricchi di fibre. Contengono inoltre ferro, calcio, fosforo, magnesio, manganese e potassio, le vitamine A e C, ma li contraddistingue la presenza di vitamine del gruppo B che favoriscono il metabolismo cellulare. 3. Nemici di trigliceridi e colesterolo. I ceci consentono di tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi grazie a glicosidi detti saponine. Inoltre, l'acido linoleico previene l'ossidazione del colesterolo, impedendogli di ostruire il sangue. Se volete saperne di più sui cibi che ci aiutano a regolare i livelli di colesterolo, guardate questa playlist. Sono tutte informazioni scientifiche, come sempre. 4. Non hanno controindicazioni. Il consumo di ceci agisce sul colesterolo, ma non presenta gli effetti collaterali di un farmaco. Possono dare problemi solo in caso di allergia o di colite e pancia gonfia. Per ovviare a questo problema, consiglio di mettere un pezzetto di alga kombu in cottura con i ceci. 5. Versatili in cucina. Adatti a ogni preparazione, i ceci sono i protagonisti di numerose ricette della dieta mediterranea, come zuppa di ceci e pasta e ceci. Sono piatti buonissimi da leccarsi i baffi e molto completi. E il tuo segreto antigonfiore? Brava che ti sei ricordata! Per non gonfiare la pancia, come ho detto, basta aggiungere un pezzetto di alga kombu in cottura con i ceci. Avete visto, amici? Da oggi è possibile tenere sotto controllo e prevenire colesterolo e trigliceridi con i ceci. Per vedere tanti altri video sull'alimentazione per la salute e la forma fisica, è facile! Iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale, abbonatevi al canale. La salute è importante anche per i vostri amici. Condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.